Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome, apprendisti musicisti. Dopo colazione trovammo una brezza che ci spinse delicatamente oltre Wargrave e Sheep Lake. Addolcita dal sole pigro di un pomeriggio estivo, Wargrave, rannicchiata dove il fiume fa gomito, forma mentre la costeggiate un amabile quadro antico che indugia sulla retina della memoria. Il San Giorgio e il Drago a Wargrave vanta un'insegna dipinta da un lato da Leslie della Royal Academy e dall'altro da Hodgson della stessa genia. Leslie ha dipinto il combattimento, Hodgson ha immaginato la scena dopo la battaglia, San Giorgio a opera compiuta che si gode la sua pinta di birra. Day, l'autore di Sanford e Merton, visse qui e, cosa che fa molto più onore al luogo, a Wargrave fu ucciso. Nella chiesa c'è un monumento in memoria di Miss Sarah Hill, che nel suo testamento lasciò una sterlina annua da dividersi a Pasqua fra i due bambini e le due bambine che non avessero mai disobbedito ai genitori, che non fossero mai stati sentiti imprecare o dire bugie, che non avessero mai rubato o rotto finestre. Figurarsi rinunciare a tutto per 5 scellini l'anno non ne valeva la pena. In città corre voce che una volta, molti anni fa, sia apparso un ragazzo che davvero non aveva mai fatto simili cose, o in ogni caso che, come veniva richiesto, ci si poteva aspettare, non era mai stato sorpreso a farle. Cosicché si aggiudicò la corona di alloro. Nelle 3 settimane che seguirono fu esposto nella sala del municipio, in una bacheca di vetro. Cosa ne sia stato del denaro dopo di allora nessuno lo sa. Si dice che venga sempre versato al più vicino museo delle cere. Sheep Lake è un paese grazioso, ma non lo si può vedere dal fiume perché è in cima alla collina. Tennyson si sposò nella chiesa di Sheep Lake. A monte di Sonning il fiume serpeggia attraverso numerose isolette ed è molto placido, silenzioso e solitario. Poca gente, se non al crepuscolo una coppia o due di agresti innamorati, passeggia lungo le sue rive. La gente più fine è rimasta a Henley e la cupa, sporca Reading, non è ancora raggiunta. È un tratto di fiume sul quale sognare di tempi andati, di forme e volti scomparsi, di cose che avrebbero potuto essere ma non sono state, accidenti a loro. Sbarcammo a Sonning e andammo a fare 2 passi in paese. È l'angolino più magico di tutto il fiume. Assomiglia più a uno scenario teatrale che non a un paese costruito con mattoni e cemento. Ogni casa è ricoperta di rose che adesso, al principio di giugno, sbocciano in nuvole di delicato splendore. Se vi fermate a Sonning, scendete al Toro, dietro la chiesa. È un vero quadretto di vecchia locanda, di campagna, con tanto di prato quadrato davanti, dove sulle panchine, sotto gli alberi, i vecchi si riuniscono la sera per bere la loro birra e chiacchierare delle questioni politiche del paese. Le stanze sono basse e caratteristiche, con le inferriate alle finestre, le scale ripide e i corridoi tortuosi. Vagammo per la dolce Sonning per un'ora o giù di lì. Poi, visto che era troppo tardi per proseguire fino a superare Reading, decidemmo di tornare a una delle isolette di Sheep Lake e di drizzarvi la tenda per la notte. Era ancora presto quando ci sistemammo. George disse che, dato che avevamo un mucchio di tempo, era un'ottima occasione per preparare una cena coi fiocchi. Ci avrebbe fatto vedere quel che si poteva fare accampati sul fiume in fatto di cucina e propose che con la verdura e i resti del manzo freddo e con gli altri avanzi e rimasugli preparassimo uno stufato irlandese. Ci parve un'idea seducente. George raccolse la legna e accese il fuoco, mentre Harris e io incominciavamo a sbucciare le patate. Non avrei mai pensato che sbucciare le patate fosse una simile impresa. Il lavoro si rivelò il più arduo del genere che io avessi mai affrontato. Cominciammo allegramente, direi quasi giocosamente, ma la nostra spensieratezza svanì quando avemmo finito con il primo tubero. Più sbucciavamo, più buccia rimaneva da togliere. Quando avemmo tolto tutta la buccia e tutti i nodi, non rimaneva più niente della patata, almeno niente che fosse degno di nota. George venne a dare un'occhiata. La mia era ridotta alle dimensioni di una nocciolina, disse. Oh, così non va, stai sprecando tutto, devi raschiarle. Allora le raschiammo ed era ancora più difficile che sbucciarle. Hanno una forma così bizzarra le patate, tutte bozze ed escrescenze e cavità. Lavorammo con costanza per 25 minuti e pulimmo 4 patate. Poi ci fermammo, dicemmo che sarebbe occorso il resto della serata per raschiare noi stessi. Non ho mai visto niente come la raschiatura di patate per ridursi a un porcaio. Era difficile a credersi che le bucce in cui Harris e io eravamo mezzo seppelliti potessero provenire da 4 patate. Questo dimostra cosa si può fare con economia e saggezza. George disse che era assurdo mettere soltanto 4 patate in uno stufato irlandese, perciò ne lavammo una mezza dozzina o giù di lì e le buttammo nel calderone senza sbucciarle. Aggiungemmo anche un cavolo e un gallone di piselli.
Giorgio mescolò il tutto e disse che avanzava un mucchio di spaccio, perciò svuotammo entrambe le ceste e raccogliemmo tutti gli avanzi e le rimanenze per raggiungerli allo stufato. C'era un mezzo pasticcio di maiale e un pezzo di pancetta bollita fredda che era rimasta e li unimmo allo stufato. Poi Giorgio trovò mezzo barattolo di salmone in scatola e lo vuotò nella pentola. Disse che era quello il vantaggio dello stufato irlandese, ci si poteva sbarazzare di un sacco di roba. Io pescai un paio di uova che si erano rotte e ce le mettemmo dentro. Giorgio disse che avrebbe reso il sugo più denso. Ho dimenticato gli altri ingredienti, ma so che nulla andò sprecato. Ricordo che verso la fine Montmercy, che aveva manifestato un grande interesse durante tutto il procedimento, si allontanò con aria seria e pensierosa, ricomparendo dopo pochi minuti con un topo acquatico morto in bocca, di cui evidentemente desiderava farci omaggio come suo contributo alla cena. Non so dire se con l'intenzione di fare del sarcasmo o con il genuino intento di rendersi utile. Avemmo una discussione sull'opportunità di aggiungere anche il topo oppure no. Harris disse che riteneva che ci sarebbe stato benissimo mescolato con le altre cose e che tutto faceva brodo. Ma Giorgio sostenne il contrario per mancanza di precedenti. Disse che non aveva mai sentito parlare di topi acquatici nello stufato irlandese e che voleva andare sul sicuro e non arrischiare esperimenti. Harris disse: Se una novità non si sperimenta, come si fa a stabilire com'è? Sono gli uomini come te che intralciano il progresso del mondo. Pensa all'uomo che assaggiò per primo la salsiccia tedesca. Fu un gran successo quello stufato irlandese. Non credo di aver mai gustato tanto un pasto. Aveva allo stesso tempo qualcosa di fresco e di piccante. Il palato si stanca delle cose trite e ritrite. Ecco un piatto con un aroma nuovo, con un gusto che non aveva uguali sulla terra. Ed era anche nutriente. Come disse Giorgio, dentro c'era roba buona. I piselli e le patate avrebbero potuto essere un po' più teneri, ma noi avevamo tutti buoni denti, quindi poco importava. Quanto al sugo era un poema, forse un po' troppo ricco per uno stomaco debole, ma nutriente. Terminammo con tè e crostata di ciliegie. Montmercy ebbe una zuffa con il bollitore mentre si preparava il tè e ne uscì duramente sconfitto. Per tutto il viaggio aveva manifestato una grande curiosità nei riguardi del bollitore. Si sedeva a guardarlo con aria complessa mentre bolliva e di quando in quando cercava di provocarlo ringhiandogli contro. Quando quello incominciava a traboccare e soffiare vapore, lui la vedeva come una sfida e si preparava alla lotta. Se non che in quel preciso momento sopraggiungeva sempre qualcuno a portargli via la preda prima che riuscisse a raggiungerla. Quel giorno decise di muoversi in anticipo. Al primo suono emesso dal bollitore si alzò ringhiando e gli avanzò contro in atteggiamento minaccioso. Era soltanto un piccolo bollitore, non aveva un gran fegato e all'improvviso gli sputò addosso. Ah, come osi! Ringhiò Montmercy mostrando i denti. Ora ti insegno io a insultare un cane lavoratore rispettabile, lurido farabutto nasone. Fatti sotto! E si scagliò contro quel povero piccolo bollitore e lo addentò per il beccuccio. Allora la quiete della sera fu rotta da un grido raggelante e Montmercy abbandonò la barca e fece tre ricostituenti giri attorno all'isola a una velocità di 35 miglia orarie, fermandosi di quando in quando per affondare il naso in una pozzanghera fredda. Da quel giorno Montmercy guardò al bollitore con un misto di soggezione, diffidenza e odio. Ogni qualvolta lo vedeva, ringhiava e arretrava alla svelta, con la coda fra le gambe, e non appena il bollitore veniva messo sul fornello, lui balzava prontamente fuori della barca e restava seduto sulla riva, finché le pratiche del tè non erano terminate. Dopo cena George tirò fuori il banjo e lo voleva suonare, ma Harris si oppose, disse che aveva mal di testa e che non si sentiva abbastanza in forze per sopportarlo. George pensava che la musica potesse giovargli. Disse che la musica spesso distende i nervi e fa passare le emicrania. Poi strimpellò due o tre note, tanto per mostrare a Harris com'era. Harris disse che piuttosto si teneva il mal di testa. A tutt'oggi George non ha mai imparato a suonare il banjo. È stato circondato da troppo scoraggiamento. Due o tre sere, mentre eravamo sul fiume, cercò di fare un po' di esercizio, ma non ebbe mai successo. Il linguaggio che Harris sciorinava era tale da scoraggiare chiunque. In aggiunta di ciò, Montmercy si sedeva e ululava senza tregua durante tutta l'esibizione. Non gli concedeva la benché minima opportunità. Che gli prende? Perché ulula in quel modo quando suono? Esclamava George indignato mentre lo prendeva di mira con uno stivale. E tu perché suoni in quel modo quando lui ulula? Lo rimbeccava Harris afferrando lo stivale. Lascialo in pace, non puoi evitare di ululare. Ha orecchio, è il tuo modo di suonare che lo fa ululare. Così George decise di rimandare lo studio del banjo al suo ritorno a casa. Ma non ebbe molta fortuna neppure là.
Mrs. P. saliva a dire che era desolata, che da parte sua le faceva un gran piacere ascoltarlo, ma che la signora del piano di sopra era in stato interessante e il medico temeva che potesse danneggiare il bambino. Allora Giorgio provò a portarlo fuori con sé di notte per esercitarsi girando nella piazza, ma gli abitanti fecero reclamo alla polizia e una notte gli fecero la posta e lo arrestarono. Le prove contro di lui erano molto evidenti e gli fu ingiurato di stare tranquillo per 6 mesi. Dopodiché la passione del banjo sembrò abbandonare George. Fece uno o due deboli sforzi per riprendere lo studio quando i 6 mesi furono trascorsi, ma c'era sempre la stessa freddezza, la stessa assenza di comprensione da parte del mondo contro il quale combattere. Dopo un po' si arrese del tutto e mise un'inserzione sui giornali per vendere lo strumento a un prezzo ridicolo. Proprietario impossibilitato nell'uso, vende banjo. E in alternativa prese a studiare i giochi di prestigio con le carte. Studiare uno strumento musicale deve essere una cosa deprimente. Si penserebbe che la società, nel proprio interesse, dovrebbe fare tutto il possibile per aiutare una persona ad acquisire l'arte di suonare uno strumento musicale, ma non è affatto così. Una volta conoscevo un giovane che studiava la cornamusa e sareste sorpresi nello scoprire con quanti ostacoli egli dovette scontrarsi. Non ricevette alcun incoraggiamento nemmeno dai membri della sua famiglia. Suo padre esecrò la faccenda fin dall'inizio e si espresse sull'argomento con una certa crudezza. Per esercitarsi, il mio amico soleva alzarsi al mattino di buon'ora, ma dovette rinunciarvi a causa di sua sorella. Costei aveva delle inclinazioni religiose e le sembrava riprovevole incominciare la giornata in quel modo. Così egli cominciò a rimanere sveglio la notte per suonare dopo che la famiglia era andata a letto, ma non andava bene perché ne risentiva il buon nome della casa. La gente che rientrava tardi si fermava fuori ad ascoltare e il giorno seguente mettevano in giro la voce per tutta la città che la sera prima in casa di Mr. Jefferson era stato commesso un orribile delitto e descrivevano come avessero udito le grida della vittima e le brutali imprecazioni dell'assassino, seguite da un'invocazione di pietà e dall'ultimo rantolo del moribondo in agonia. Così gli permisero di esercitarsi durante il giorno, nella cucina sul retro, con tutte le porte chiuse, ma i suoi passaggi più riusciti giungevano di solito fino al salotto, a dispetto di tutte le precauzioni, e affliggevano sua madre fino alle lacrime. Lei diceva che le riportava alla mente suo povero padre, era stato divorato da un pesce-cane, poveretto, mentre faceva il bagno al largo della costa della Nuova Guinea. Dove fosse la connessione, sua madre non riuscì mai a spiegarlo. Poi gli costruirono appositamente un piccolo capanno in fondo al giardino, a circa un quarto di miglio dalla casa, dove, quando voleva suonare, doveva portarsi lo strumento. A volte, però, arrivava un ospite che non sapeva nulla di quella storia e si dimenticavano di avvertirlo e di metterlo in guardia, così che egli se ne andava a fare 2 passi in giardino e all'improvviso gli arrivava il suono della cornamusa, cogliendolo impreparato e senza che potesse capire di cosa si trattava. Se era un uomo dai nervi saldi, se la cavava con delle convulsioni, ma una persona dall'intelletto medio di solito usciva pazza. Bisogna riconoscere che c'è qualcosa di molto triste nei primi tentativi di un dilettante di cornamusa. Me ne sono reso conto io stesso ascoltando il mio giovane amico. Sembra proprio che sia uno strumento difficile da suonare. Prima di cominciare bisogna prendere abbastanza fiato per tutto il motivo, o almeno questo ho evinto osservando Jefferson. Incominciava magnificamente con una nota squillante, piena, battagliera e che vi elettrizzava, ma man mano che andava avanti il suono si assottigliava sempre di più e di solito troncava l'ultima strofa a metà, con un gorgoglio e un sibilo. Bisogna essere di buona salute per suonare la cornamusa. Il giovane Jefferson imparò a seguire un solo motivo con la cornamusa, ma non sentì mai nessuna lamentela sull'insufficienza del suo repertorio, proprio nessuna. Quel motivo era "Arrivano i Campbell, urrà, urrà", o così almeno diceva lui, benché suo padre sostenne sempre che era alle campane azzurre di Scozia. Nessuno pareva sicuro di cosa fosse esattamente, ma tutti erano d'accordo nel dire che aveva un'aria scozzese. Agli estranei erano consentite 3 ipotesi e molti di loro facevano ogni volta una supposizione diversa. Dopo cena Harris era insopportabile, credo che lo stufato lo avesse scombussolato, non è abituato a certe raffinatezze. Perciò George e io lo lasciammo sulla barca e partimmo per andare a zonzo per Henley. Lui disse che si sarebbe fatto un bicchiere di whisky e una pipatina, poi avrebbe sistemato tutto per la notte. Al nostro ritorno dovevamo strillare e lui sarebbe venuto a me dall'isola per prenderci a bordo. Non addormentarti, gli dicemmo andandocene. Non c'è pericolo finché lo stufato non va giù, borbottò lui mentre ripartiva verso l'isola. Henley si stava preparando alla regata ed era piena di trambusto. Incontrammo un bel po' di persone che conoscevamo già in città e in lieta compagnia il tempo scivolò via molto in fretta. Erano quasi le 11 quando ci mettemmo in cammino lungo le 4 miglia che ci separavano da casa. Come a quel punto avevamo imparato a chiamare la nostra barchetta.
Era una notte cupa e fredda, con la pioggia che cadeva, e mentre ci trascinavano attraverso i campi bui e silenziosi, parlando fra noi a voce bassa e chiedendoci se avevamo preso la direzione giusta, pensavamo alla comoda barca, con la luce scintillante della lanterna che filtrava attraverso la tenda tesa, e a Harris e a Montmercy, e al whisky, e desideravamo essere lì. Evocavamo l'immagine di noi a bordo, stanchi e un po' affamati, del fiume oscuro e degli alberi informi, e simile a una lucciola gigantesca sotto di essi la nostra cara vecchia barca, così confortevole, calda e allegra. Potevamo immaginarci lì a cena, spiluzzicando carne fredda e passandoci pezzi di pane. Ci sembrava di sentire il lieto tintinnio dei nostri coltelli e le voci ridenti che riempivano tutto lo spazio e si riversavano attraverso l'apertura della tenda nella notte. Affrettammo il passo per rendere reale quella visione. Finalmente trovammo l'alzaia, il che ci rese felici perché fino a quel momento ci eravamo chiesti se camminassimo verso il fiume o se ce ne stessimo allontanando. E quando si è stanchi e si ha voglia di andare a dormire, incertezze del genere non fanno piacere. Oltrepassammo Ship Lake mentre l'orologio batteva il quarto dopo la mezzanotte. Allora George disse pensieroso: "Non ti ricordi per caso quale isola era?" "No", risposi, cominciando a diventare pensieroso pure io. "Non me lo ricordo. Quante ce ne sono?" "Solo quattro", rispose George. "Va tutto bene, se Harris è sveglio." "E se dorme?" domandai, ma scacciammo quel genere di pensieri. Quando arrivammo di fronte alla prima isola gridammo, ma non vi fu risposta. Passammo allora alla seconda e riprovammo, ottenendo il medesimo risultato. "Oh, ora ricordo", disse George, "era la terza." Corremmo speranzosi nella terza e ci mettemmo ad strillare. Nessuna risposta. La faccenda diventava preoccupante. La mezzanotte era ormai passata. Gli alberghi di Ship Lake e di Henley erano con ogni probabilità affollati. Né potevamo andare in giro bussando a svegliare abitanti di ville e fattorie nel cuore della notte per domandare se affittavano stanze. George suggerì di ritornare a Henley e di aggredire un poliziotto così da ottenere alloggio per la notte al commissariato. Ma poi ci sorse il dubbio: supponiamo che si limiti a reagire e si rifiuti di portarci in gattabuia? Non potevamo passare tutta la notte ad azzuffarci con i poliziotti, d'altra parte non volevamo esagerare e beccarci 6 mesi. Tentammo disperatamente con quella che nell'oscurità sembrava essere la quarta isoletta, ma non incontrammo miglior successo. La pioggia ora cadeva fitta ed era chiaro che aveva intenzione di continuare. Eravamo fradici fino alle ossa, avevamo freddo e ci sentivamo infelici. Cominciammo a chiederci se vi fossero solo quattro isole o se fossero di più, o se eravamo vicini alle isole oppure a 1 miglio da dove avremmo potuto trovarci, oppure ancora in una zona del fiume completamente sbagliata. Nell'oscurità tutto sembrava strano e diverso. Cominciavamo a comprendere la sofferenza dei bambini delle fiabe. Proprio quando avevamo perso ogni speranza, sì, lo so che nei romanzi e nei racconti è sempre il punto in cui si accade qualcosa, ma non posso farci niente. Quando ho cominciato a scrivere questo libro, ho deciso di attenermi strettamente alla verità e così farò, anche a costo di dover ricorrere a frasi fatte. Fu proprio quando avevamo perso ogni speranza, perciò devo dirlo. Proprio quando avevamo perso ogni speranza, dunque, io intravidi, un po' a valle rispetto a noi, una strana sorta di bagliore soprannaturale che tremolava fra gli alberi della riva opposta. Per un attimo pensai ai fantasmi, tanto quella luce era irreale e misteriosa. Subito dopo mi balenò il sospetto che fosse la nostra barca e lanciai un urlo tale attraverso il fiume che la notte parve sobbalzare nel suo letto. Aspettammo trattenendo il fiato per 1 minuto, poi, oh, la più divina musica delle tenebre, udimmo il latrato di risposta di Montmercy. Cominciammo a gridare di rimando abbastanza forte da svegliare i 7 dormienti. Da parte mia non sono mai riuscito a capire perché debba occorrere più rumore per svegliare 7 dormienti piuttosto che uno. E dopo quella che ci sembrò l'attesa di un'ora, ma che in realtà dovette essere di 5 minuti, vedemmo la barca illuminata strisciare lentamente nell'oscurità e udimmo la voce assonnata di Harris che ci chiedeva dove fossimo. C'era qualcosa di inspiegabilmente strano in Harris, qualcosa di più della semplice stanchezza. Accostò la barca a un punto della riva dove c'era impossibile imbarcarci e subito si riaddormentò. Svegliarlo e farlo tornare in sé richiese un'immensa quantità di urla e di strepiti, ma alla fine ci riuscimmo e ci ritrovammo in salvo a bordo. Non appena fummo sulla barca, notammo che Harris aveva un'espressione triste. Dava l'idea di uno che avesse passato un sacco di guai. Gli domandammo se fosse accaduto qualcosa e lui disse: "Cigni." Sembrava che ci fossimo ancorati vicino a un nido di cigni e subito dopo che George e io ce ne eravamo andati, il cigno femmina era rincasato e aveva scatenato un putiferio. Harris l'aveva messa al suo posto, ma la bestia era andata in cerca del marito. Harris disse che aveva sostenuto un combattimento vero e proprio con quei 2 cigni, ma il coraggio e l'abilità alla fine avevano prevalso e li aveva sconfitti. Mezz'ora dopo erano tornati con altri 18 cigni.
Doveva essere stata una lotta senza quartiere, a quanto potemmo capire dal resoconto di Harris. I cigni avevano tentato di trascinare lui e Montmercy fuori della barca e di affogarli, e lui si era difeso eroicamente per 4 ore, li aveva uccisi tutti e se n'erano andati a morire altrove. Quanti cigni hai detto che erano? Domandò George. 32, rispose sonnacchioso Harris. Avevi detto 18 mezzo secondo fa, disse George. No, non è vero, borbottò Harris. Ho detto 12. Credi che non sappia contare? La verità su cosa fosse successo con quei cigni non saltò mai fuori. Interrogammo Harris in proposito la mattina dopo e lui domandò: Quali cigni? E sembrava pensare che George e io avessimo sognato. Oh, che delizia ritrovarsi al sicuro sulla barca dopo tante peripezie e paure. Mangiammo una cena abbondante, George e io. Dopodiché, se fossimo riusciti a trovare il whisky, ci saremmo fatti volentieri un bicchierino, ma ogni ricerca fu vana. Chiedemmo a Harris che cosa ne avesse fatto, ma lui non sembrava comprendere cosa intendessimo con whisky e di cosa stessimo parlando. Montmercy aveva l'aria di saperne qualcosa, ma non disse nulla. Quella notte dormii bene e avrei dormito ancora meglio se non fosse stato per Harris. Ho il vago ricordo di essere stato svegliato almeno una dozzina di volte durante la notte da Harris che vagava per la barca con la lanterna in cerca dei suoi indumenti. Credo che non ebbe pace per i suoi vestiti fino all'alba. 2 volte buttò George e me giù dal letto per vedere se non fossimo sdraiati sui suoi calzoni. La seconda volta George si inferocì. A che diavolo ti servono i calzoni nel cuore della notte? Domandò indignato. Perché non ti metti giù e non provi a dormire? Lo trovai in ambasce la volta successiva che mi svegliai perché non riuscivo a trovare le calze. E l'ultimo vago ricordo che ho è quello di essere stato voltato su un fianco e di aver sentito Harris mugugnare che non capiva dove accidenti si fosse cacciato il suo ombrello.